Benvenuti in Puglia. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo deciso di fare le vacanze in Salento. E questo è quello che è successo. Ma prima di partire, iscriviti al canale e lascia un like su questo video. Let's go! La spiaggia più vicina alla casa dove alloggiavamo era una spiaggia tranquillissima, piccolina, un centinaio di metri, ma nell'acqua c'erano un po' di alghe, c'era un po' di sporcizia. Ora, nulla di che, perché comunque l'acqua era uno spettacolo. Ma la mattina successiva sono voluto andare un po' in avanscoperta per vedere se ci fosse qualche posticino speciale. E indovinate un po' che cosa ho scoperto? Una spiaggetta segreta che aveva tutta l'aria di essere un paradiso. Oggi stiamo andando alla Grotta della Poesia. Take me in your arms, guide me through this storm, feel your hand in... E in un posto del genere vuoi non fare un tuffo? Da lì ci siamo poi spostati a Baia dei Turchi, una delle spiagge più belle di Otranto. E benvenuti a Baia dei Turchi. Signori, qui c'è un'acqua che è veramente, veramente uno spettacolo. Sembra una spiaggia caraibica a tutti gli effetti. E vorrei fare una dronatina qui sopra, ma non penso di riuscire, perché per arrivare è stata una bella avventura. Unico difetto di questa spiaggia è che abbiamo dovuto fare 20-25 minuti di camminata dal parcheggio dove abbiamo messo l'auto, per poi scoprire che c'erano anche degli altri punti dove era disponibile il servizio navetta, ma vabbè, lasciamo stare. Comunque ne valsa la pena, perché alla Baia dei Turchi l'acqua è meravigliosamente limpida e azzurra, una cosa che non avevo mai visto prima. Oggi è domenica, ci siamo svegliati un po' tardi, quindi niente, siamo in spiaggia, stiamo preparando dei panini, Steph li prepara, e io e Lorenzino iniziamo ad avviarci con tutta l'attrezzatura e con la macchina. Abbiamo scelto il giorno sbagliato per svegliarci tardi, perché oggi la spiaggia è piena rasa. Oggi facciamo un po' di riprese subacquee. Eccoci tornati dal mare e mi sono reso conto che non vi ho ancora fatto un home tour dell'appartamento che abbiamo preso qui in Puglia. Allora, intanto siamo a Torre Specchia Ruggeri. La casa che abbiamo preso è questa, molto veloce, l'home tour sarà molto veloce. Qui abbiamo un angolo cucina, non guardate ovviamente il disordine, perché siamo in vacanza, non è che abbiamo tanta voglia di stare a lucidare il tutto. Qui c'è un tavolo all'interno, qui c'è un divano letto dove dormono le ragazze, frigorifero, un armadio per appunto chi dorme qui e poi abbiamo una stanza e il bagno, molto semplice. Ah ragazzi, qui abbiamo anche l'aria condizionata, poi la stanza, semplicemente questa. Il letto, abbiamo fatto mettere un letto per il piccolo Lorenzino, qui c'è un armadio ed ecco qui la casa. Vediamo in bagno se non c'è nessuno, ve lo faccio vedere. E mi sta facendo la doccia, quindi non posso farvi vedere dentro, ma la cosa bella è fuori, perché allora qui abbiamo un tavolo per mangiare fuori, ma poi la cosa bella è tutto il parco che c'è all'esterno della casa. Questa è una cosa che mi piace un sacco. Siamo in mezzo al nulla, perché siamo in mezzo al nulla, cioè qui Torre Specchia Ruggeri non c'è niente, però
sicuramente tranquillo. Oggi piccola trasferta, andiamo al mare a Torre dell'Orso. Adesso andiamo a vedere un po' com'è l'acqua qui a Torre dell'Orso, ma da qualche giorno mia figlia Emily ci sta facendo una richiesta particolare e quel giorno abbiamo deciso di esaudirla. Famiglia Marchione gita in pedalò. Eccoci. Chi pedala? E chi pedala sempre mamma e papà. Io non ci arrivo, se no avrei pedalato bene. Io vado. Ce la fai Stefanina? Oh, questo non lo so. Vado io. Ragazzi! Vai! Dopo essere stati nell'acqua 75 ore filate, vado a prendere qualcosa da mangiare perché stasera abbiamo deciso di mangiare in spiaggia. Questo è il momento più bello in assoluto per stare in spiaggia. E così questa giornata si conclude con un bel bagno al mare alle 9 di sera e passiamo a domani. Oggi siamo venuti al mare a San Foca. Oggi tempo molto strano perché c'è un sacco di vento, ma fa comunque caldo, gli ombrelloni volano e si spaccano ogni due secondi e l'acqua è veramente veramente fredda. Sapete qual è la cosa più bella di questa casa? Doccia all'aperto. Noi ogni volta che torniamo dal mare ci sciacquiamo qui sotto. Oggi pomeriggio niente mare perché andiamo a visitare la città di Otranto. Otranto è una di quelle città che ti lascia a bocca aperta. I suoi monumenti, il suo mare e le sue vie mi hanno lasciato un'emozione indimenticabile. E per cena abbiamo trovato questa hamburgeria chill out. Buon appetito! Guardate qua che bell'hamburger che ha preso Nori. Anche gli anelli di cipolla e i nachos. Allora, ragazzi, questo è il mio hamburger. È uno spettacolo. L'Olanda, bellissima. Beh, così non vedi bene. Guarda qua! Ragazzi, hamburgeria spaziale. Se venite ad Otranto, venite a mangiare qui. Hamburgeria chill out. Veramente una cosa fuori di testa. Adesso andiamo a farci una bella passeggiata per i negozi. Sì. Stamattina sono svegliato abbastanza in coma e il problema è che c'è un vento veramente veramente forte. Niente, stamattina andare al mare è impossibile, qui siamo tutti lenti, chi dorme, chi si è appena svegliato, tutto quanto. Allora io ne approfitto per lavorare un pochettino al piano editoriale di agosto, dato che tra poco comunque torno. Allora niente, abbiamo deciso io e Sam di andare in avanscoperta con la bicicletta al mare. Eccolo qua, il mio bolide. Mare oggi impraticabile.
Nel pomeriggio abbiamo comunque deciso di tornare a Torre dell'Orso, una spiaggia che ci era piaciuta tantissimo. E niente, quindi Torre dell'Orso, spiaggia comunque imballata di gente. Vediamo un po' com'è la situazione mare. Beh, che dire, visto che il mare è così, andiamo a divertirci un po' con le onde. Ragazzi, questi sono stati i momenti e i luoghi più belli che abbiamo vissuto nelle nostre vacanze del 2023. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e noi, come al solito, ci vediamo in giro.